Con un videomessaggio inviato a tutta la comunità diocesana, i parroci di Castellabate, Don Roberto Guida e Don Pasquale Gargione, hanno pensato di chiamare a raccolta nella preghiera i fedeli, in vista dell'udienza che il Santo Padre Francesco ha concesso il 23 febbraio per benedire l'effigie di San Costabile. Santo Padre Francesco, il prossimo 23 febbraio ci rivolgerà in udienza generale e porteremo con noi la statua del nostro Santo Patrono, proprio all'indomani del 40° anniversario dell'elezione alla proclamazione, elezione del San Costabile a patrono secondario della nostra diocesi. Vi invito sin da ora a prendere parte a questo evento di grazia che il Papa ci concede. In questo triennio di preparazione che chiaramente la pandemia ha per buona parte molto rallentato. Nell'osservanza delle norme anti-Covid ci porteremo a Roma, ascolteremo la parola di Pietro e poi celebreremo la Santa Messa nella Basilica Vaticana. Vi chiedo davvero di chiedere dono dello Spirito Santo anche in questo cammino sinodale che stiamo vivendo a livello di Chiesa italiana, che lo Spirito Santo possa suscitare in noi il desiderio di metterci sulle orme di San Costabile in cammino verso Cristo, verso Betlemme, per annunciare al mondo intero l'amore che Dio ha per ciascuno di noi e quindi per ogni uomo.